lei ha detto nell'ultimo periodo, sveglio ogni mattina pensando che ci siamo. Abbiamo fallito nella memoria o sono ancora importanti questo? Non penso che abbiamo fallito noi nella memoria. L'umanità sta di nuovo commettendo degli orrori e andando nell'abisso della nostra identità umana, ecco, questo è il dramma. Ogni giorno apriamo il giornale e vediamo altri fedeli, persone di altre religioni, ammazzati per la loro religione o da altri religiosi ancora. Questo è inammissibile, inammissibile. Com'è possibile che dopo 70 anni dall'orrore ci siano ancora troppe forze politiche europee che, se non politiche, comunque forze europee che riescano a coagularsi sotto il segno dell'antisemitismo? Guardi, la nostra etata è stata formulata 50 anni fa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo. Per tanti secoli l'insegnamento anti-ebraico in Europa è stato violente, è stato forte, e quindi questi segni purtroppo non si cancellano nemmeno in 50 anni. Bisogna continuare a lavorare per la consapevolezza dell'immagine divina inclusa in ogni persona, in ogni essere umano, ovunque sul globo, e da lì ricominciare a costruire una nuova umanità, un nuovo luogo condiviso, religioso o non, perché sia religiosi sia non religiosi riconoscano in ogni persona un valore assoluto, e da lì ricominciare a creare il nostro futuro. Non è un lavoro semplice, un lavoro arduo, è un lavoro difficile, ma noi, ognuno nel suo, deve mantenere questa determinazione di non supportare più eventi di questo tipo e di non permettere a nessuno di essere ucciso anche dalla stessa credenza religiosa per le sue credenze. Questo, a questo noi dobbiamo ancora una volta dire no, e come io ho detto anche prima, io spero che questa è la lettura giusta da dare alla manifestazione di Parigi, dove 3 milioni di persone dal continente europeo hanno detto questa volta no. Da qui si ricomincia a costruire una nuova prospettiva per creare e mettere in atto la nuova umanità. Grazie.